spezzamento del paesaggio, delle proprie proprietà, delle aziende agricole e quant'altro. E allora forse il punto di vista deve essere un altro, deve essere quello appunto di tutti, di un dialogo fra tutti gli attori in campo. E quindi il movimento, qui il Movimento 5 Stelle, e con vabbè, anche la figura di Beppe Grillo che rimane un po' sullo sfondo, secondo noi vuole proprio creare questa novità, questa alternativa. Infatti non è un caso che molti di noi hanno già fatto parte del Comitato Referendario per l'Acqua Pubblica, hanno preso parte al processo partecipato di Sbilanciamoci con il Verde, quindi veniamo già da un'esperienza che ci ha portato a dire adesso tiriamo le somme con questa occasione politica e cerchiamo di fare di questo metodo, informazione, condivisione e partecipazione, un metodo per cambiare anche altre cose. Primi fra tutti proprio la vita politica, la gestione di questi temi. Quindi adesso vedremo che risposta ci sarà dalla cittadinanza e quanto i cittadini, perché voi il processo è, sono pronti, perché voi i processi di partecipazione sono bilaterali e sono anche un'incognita, un'arma a doppio taglio. Cioè io avvio un processo di partecipazione perché sta a me naturalmente saperlo anche gestire, quindi dare le informazioni giuste, creare interesse. Però poi i cittadini possono anche sorprendere da un lato e dall'altro, quindi sensibilizzare sul problema delle aree verdi va bene, però la scommessa è siamo convinti che, cioè noi siamo convinti che i cittadini di Ladispoli preferiscano le aree verdi a nuove aree di cementate, eccetera. Però questo, ripeto, è anche il bello di questi processi, cioè è una cosa che va vista tutti insieme. Per me questo è il motivo principale per cui sono avvicinata al movimento. L'ultimo sondaggio che è arrivato ieri dal PSI, dalla società Sinassi, dal Movimento 5 Stelle al 7% e continua a crescere, ogni giorno cresce e effettivamente cresce anche al lavoro che sul territorio fanno i gruppi, perché nazionale, questo è stra nazionale. Qua sta abbattendo. Così edulcorata che c'è sta in questo momento alla Vispoli, che tutti quanti sembrano volersi bene, poi in effetti non è così. Se tu dovessi dire un vaffanculo in questo momento, che cosa lo diresti? Io lo direi proprio al metodo che ho usato, cioè come a questi metodi che si usano nella politica. Malvolenza, diciamo così, una malvagità, però non diciamolo come diciamo, requisito fondamentale. Io non penso che ci siano politici che possano essere demonizzati, quindi anche noi spero che non, credo che non raggiungeremo dei toni eccessivi, perché sinceramente non ne vedo il motivo qui alla Dispoli. Pensiamo ad esempio a Paliotta, il medico di non so quanti ladispolari, io poi ecco, cioè personalmente lo vedo una brava persona. A me personalmente fa anche simpatia, quindi mi verrebbe anche difficile l'aggressione o altro. Però c'è anche un misto a volte di ingenuità che forse a un politico non è concessa come a un semplice cittadino e a volte anche di incompetenza. Ecco. Quindi mandarle a quel paese per l'incompetenza, soprattutto dopo tanti anni di governo e in questa situazione in cui siamo, in cui il politico dovrebbe avere un senso di responsabilità.
responsabilità doppio, secondo me, verso chi ha delle aspettative nei suoi confronti. E ci vuole, cioè il fatto di, come è capitato a noi, di non avere quasi nessuna coscienza di determinati processi, non solo quello della partecipazione, ma iniziative anche come il bike sharing, ecco. E tutti questi casi in cui il cittadino si sente profondamente preso in giro, quindi c'è un numero di cittadini che passa per ambientalisti e che sono visti come quelli che abbracciano gli alberi, quindi l'ambientalista è questo, un mezzo matto. Allora, per pagare un po' un dazio o alla moda o alle rimostranze di questi cittadini, che facciamo? Facciamo il bike sharing. 16 bici in 4 postazioni diverse, quindi 4-4-4-4, e un paese che ha 45.000 abitanti, penso più o meno questa cifra, e con il cervello dell'operazione a 600-700 metri dalla stazione dove arrivano, pensiamo al periodo estivo, gli abitanti. Quindi domanda rivolta al sindaco, ma secondo me anche altri hanno dato questa risposta. Signor sindaco, ma perché il cervello dell'operazione del bike sharing, che andrebbe potenziato, non l'ha messo alla stazione? Così uno scende, cioè è una nozione di logistica elementare. Scendi dal treno, fai la tesserina per prendere la bici, prendi la bici e così stai tranquillo che tu da Roma puoi venire in treno e bici. La risposta è stata, ma poi così devo mettere 150 bici alla stazione? Questa è stata la risposta del sindaco, che come dire, poi l'iniziativa aveva successo, poi c'erano 150 macchine in meno davanti alla stazione. Allora, davanti agli occhioni commossi del sindaco, io non posso pensare che ci sia della malvagità in questa risposta, un secondo fine, però mi sorprende che il sindaco di una cittadina di 40.000 abitanti non sappia con un click su internet. Tu hai soltanto in Italia forse 30 sistemi diversi di bike sharing, tutti di successo. La città di Torino ha, noi l'abbiamo visto così, veramente, navigando in internet, avrei potuto cliccare su Gossip, sulla notizia di Gossip, piuttosto che sul comune di Torino, che ha organizzato il PUS, cioè il piano urbano di mobilità sostenibile, per il quale la città è stata premiata, scavalcando Bologna, insomma varie città, che è, come dire, lo studio, ma assolutamente, come dire, agganciato alla realtà, ai dati, della mobilità della città. Una cittadina raccolta, in pianura, più o meno come la Dispoli, in cui la mobilità viene affrontata a tutto tondo, quindi la bici, l'autobus, la pista ciclabile, quindi la bici in bike sharing, ma anche la bici come mezzo privato, il servizio pubblico come servizio pubblico speciale, quindi per i disabili, eccetera, i parcheggi, anche le ZTL, tutto. E tu da questo PUMS capisci come l'amministrazione, adesso non so neanche quale sia l'amministrazione di Torino, veramente non mi sono interessata a quando questo progetto è stato messo, è cominciato, è stato studiato. Faccio adesso studiare. Sì, ok, ma magari era in cantiere già da prima, perché poi non voglio rivendicarlo politicamente, però è una cosa che insomma è stata fatta, suppongo, consultando degli esperti. Quindi al sindaco non si chiede di sapere necessariamente tutto, però se il bike sharing lo vedi non come un contentino, ma come un primo passo per risolvere il problema della mobilità alla Dispoli, lo affidi a qualcuno che ne sa più di te. Anche questo è maturità. Non lo so, ma conosco qualcuno che lo sa. Quindi anche questo posso dire qualcosa? Aspetta un attimo, quello è il computer medico di base. E lui non è, se lui non, dallo specialista. Se non sai una cosa lo mandi dallo specialista. Esatto. Potrebbe applicare questo metodo anche. Avrebbe potuto. Posso? Sì. Io volevo dire solo due parole, essendo la vissuta. Questo va bene, un discorso tuo va bene, ma la cosa fondamentale è l'ASL. Perché quando un paziente si presenta all'ASL come pronto soccorso, stai 10 minuti a suonare un campanello che non ti rispondono. Poi finalmente aprono il cancellone, poi se c'è il dottore, perché altrimenti c'è un'infermiera sola che dice, questo l'ho vissuto, e quindi che ci sta a fare quell'ASL in quella condizione? Non è possibile. Poi alla Dispoli ti puoi ammalare fino a venerdì, perché smettono i dottori da fare il medico di famiglia. Quindi dove vai? Vai a intasare gli ospedali, il pronto soccorso. Non ho capito. Però non è una questione comunale. Vabbè, però bisogna mettere delle regole. Però non dipende dal sindaco. Ho capito. Allora, però l'ASL ce l'abbiamo. Va sistemata quella questione.
Ma ci fate un pronto soccorso, parlo per chi comanda fino adesso, un pronto soccorso come Dio comanda, ma io non posso stare un quarto d'ora lì non sapendo che ho. Diciamo che